Ferragosto, primi bilanci dell'andamento del turismo estivo. A Montesilvano il sindaco Ottavio De Martinis si dice soddisfatto per il mare non solo, scelto anche da molti stranieri. Diciamo che c'è un trend nazionale che vede un calo del 30% a livello turistico, no? In termini di presenze, e devo dire che invece da noi a Montesilvano la stagione è andata molto bene, sia gli operatori commerciali che gli operatori turistici manifestano insomma soddisfazione per quello che c'è stato e che soprattutto per quello che ci sarà, perché il Ferragosto, le settimane di Ferragosto hanno registrato un pieno per quello che riguarda le presenze alberghiere e tanti turisti che hanno raggiunto Montesilvano per le loro vacanze. Tanta soddisfazione, ovviamente abbiamo cercato di regalare anche da un punto di vista del divertimento e dello svago delle situazioni importanti, con un Ferragosto strepitoso che vedrà intanto Michele Zarrillo esibirsi al Teatro del Mare, ma anche DJ Ralph sulla spiaggia dove si è tenuto il concerto di Jovanotti qualche anno fa, e siamo davvero contenti insomma di aver potuto contrastare al meglio questo calo che si è registrato invece in tutta la nazione. Turisti autoctoni, turisti italiani e anche presenze straniere? Rispetto al passato si registrano diverse presenze straniere e questo fa ben sperare anche per il futuro. Siamo felicissimi anche di questo, non soltanto appunto turisti italiani, ma tanti, come del resto era negli anni 80 e 90 a Montesilvano, tanti turisti stranieri che hanno scelto Montesilvano quale meta delle loro vacanze. Per esempio, da quali paesi? Il grosso è soprattutto dal Belgio, dalla Germania, ma si registrano presenze un po' da tutte le parti dell'Europa, ma anche dal Sud America. State pensando a un turismo fuori stagione? Beh, sicuramente sì, questo è l'obiettivo che ci siamo posti già da anni e devo dire che grazie soprattutto agli eventi sportivi, eventi non solo sportivi ma soprattutto sportivi, abbiamo destagionalizzato molto e quest'anno insomma ci sarà da questo punto di vista qualcosa di importante, perché a settembre ci saranno i mondiali di pattinaggio e a novembre i mondiali di scacchi, che renderanno appunto questa destagionalizzazione ancora più importante.